termine la seduta mattutina del Catania di Azzori. Avevamo cominciato col descrivervi il riscaldamento, pre-allenamento, una mattinata dedicata a 2 ore prettamente tattiche. Mister Azzori ha diviso il gruppo in casacca bianca e casacca verde in 2 formazioni e ha lavorato dal punto di vista offensivo sia con l'una che con l'altra squadra. Attenzione perché per la prima volta abbandona, diciamo così, i movimenti del 4-3-3 per fare spazio nuovamente al 4-3-1-2 con Mascara alle spalle delle due punte, Martinez e Morimoto, e centrocampo poi completato da Carboni davanti alla difesa con Del Vecchio e Izco a supporto. Ha chiesto il movimento delle punte, il classico dai e vai tra Mascara e Martinez, con le diagonali di movimento e gli inserimenti in perpendicolare da parte di Morimoto. Stesso discorso fatto con gli uomini in casacca verde, però gli uomini in casacca verde si sono espressi con un 4-4-2 con Catellani e Giama molto larghi, Antenucci e Plasmati di punta, con Mezzaville e Biaggianti che si alternavano al fianco di Sciacca a centrocampo. Bene, è stata una seduta prettamente, come dicevo, tattica. Poi i due gruppi si sono alternati anche con Bartali nel lavoro prettamente atletico di scarico con i paletti. Sta avvolgendo al termine la seduta d'allenamento, c'è stata anche una mini partitella tra squadra bianca e squadra verde, terminata 1-0 con il gol di Del Vecchio. Diciamo che in forma c'è Jorge Martinez, è in palla, salta sempre l'uomo, si propone bene e viene anche stimolato dagli accenti da parte di Azzori. Stesso